Adesso leggiamo il testo della predicazione dal Vangelo di Matteo, capitolo 4, versetti da 1 a 11. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore avvicinatosi gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo, e essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti col piede contro una pietra». Gesù gli rispose: «È altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori». Allora Gesù gli disse: «Vattene, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Amen. Amen. Le letture di oggi sono tutte collegate da un filo rosso. Questo filo è la rappresentazione del potere di Dio sull'universo. Il primo brano che abbiamo letto è la promessa di Dio all'uomo e alle altre creature a non mandare più il diluvio, una promessa che può essere fatta e mantenuta perché Dio è padrone dell'universo. Nel Salmo 24 si dice: «Al Signore appartiene la terra e tutto quel che è in essa, il mondo e i suoi abitanti». Nella lettera di Pietro, la figura di Cristo viene descritta come quella di colui che è asceso al cielo, sta alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Ma di che tipo è questo potere? Il potere di Gesù. E questo che tipo di potere è? Ce lo spiega il brano del Vangelo di Matteo che abbiamo appena letto e che descrive le tentazioni a cui Gesù viene sottoposto. Queste tentazioni sono tre. La prima è un invito a trasformare le pietre in pane, con la condizione: se sei figlio di Dio. Quindi se sei figlio di Dio, quindi se sei una, se hai potere, puoi trasformare le pietre in pane, quindi fallo. È un invito a noi a cercare e pretendere soddisfazione in ogni circostanza. Se sei figlio di Dio, per noi significa semplicemente: dal momento che io sono, che io ci sono, che io esisto. Cioè una focalizzazione totale su noi stessi. E quindi, siccome io sono focalizzato su me stesso e sono più importante di tutto, devo ricevere soddisfazione e gratificazione da tutto. Posso trasformare le pietre in pane. Non posso essere quindi né frustrato né deluso dalle cose. Questo è un invito al più assoluto egoismo. La risposta di Gesù: non di solo pane vive l'uomo, ci rammenta che nella vita non ci sono solo soddisfazioni, ci sono anche sofferenze, dolori, dispiaceri, delusioni e soprattutto che non ci sono solo soddisfazioni materiali. Quindi non di solo pane, ma anche della parola di Dio vive l'uomo. Gesù risponde: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Quindi dall'amore per Dio, per i suoi doni, dall'amore per gli altri e per il creato intero. Di fatto dalla nostra vita spirituale. In sostanza è un invito a fare quello che Dio ci chiede, fare il bene senza corrispettivo, quindi senza cercare la soddisfazione e quindi accettando anche delusioni, dolori, perdite.
tentazione è l'invito a gettarsi dal pinnacolo del Tempio affinché Dio intervenga, dando ordine agli angeli di salvarlo. Questa è una tentazione che credo ognuno di noi conosce bene, anche io la conosco bene, perché è di fatto la ricerca dell'immediato riscontro alle cose che facciamo, alle nostre azioni, alle nostre di fatto provocazioni a Dio, perché se noi cerchiamo l'immediato riscontro a quello che facciamo, l'immediato risultato, è di fatto una sfida. E in effetti gettarsi dal pinnacolo sarebbe stata una vera e propria provocazione. Ma quante volte ognuno di noi si è chiesto, dal momento che sono stato bravo o brava, ho fatto il mio dovere e anche di più, ho agito al meglio e quindi devo vedere subito il risultato. E invece il risultato non è quello che avrei voluto, che mi sarei aspettato o ritenevo giusto. E anche qui bisogna riconoscere che nella vita invece spesso non abbiamo nessun riscontro, o abbiamo addirittura riscontri negativi alle nostre azioni, pur giuste o fatte con la migliore delle intenzioni. Questa tentazione ci ricorda che noi siamo figli della fretta, figli dell'ansia, e che abbiamo dimenticato la pazienza e l'attesa. A me è venuto in mente Giobbe, lo sapete che io il libro di Giobbe per me è, che nel dolore e nella malattia chiede perché, perché io che mi sono comportato da giusto, perché devo soffrire così? Ma Giobbe però è paziente e alla fine ha il riscontro, ma più che altro alla fine riconosce il potere imprescrutabile di Dio, quindi accetta la logica divina. Noi invece viviamo nella logica del successo, la logica del tutto e subito, che è una logica contraria all'amore, perché l'amore implica il fallimento. L'amore vero è quello che vuole soltanto il bene dell'amato o dell'amata, quindi implica silenzio, attesa, pazienza, anche il rifiuto del nostro amore. Ci richiede di essere capaci di sostenere una situazione difficile, di accettare di non riuscire a cambiarla, di non fuggire e di non aspettarsi che tutto si risolva. In pratica ci richiede di accettare la nostra incapacità a risolvere i problemi, a riconoscere che a volte non riuscire a risolverli ci fa crescere, ci fa maturare, e ci insegna ad accettare i tempi di Dio, quindi non buttarsi dal pinnacolo e non forzare le situazioni, non cercare di spingere la realtà dove ci aspettiamo e vogliamo che vada. La terza tentazione è quella del potere. Adorami e io ti darò tutti i regni della terra, dice il diavolo. Cosa gli offre? Ti darò il potere più grande che si possa immaginare sulla terra. Gli offre il potere materiale. Ma Gesù cosa gli risponde? Gesù gli risponde: vattene, perché io ho un unico Dio, è l'unico che devo adorare, è l'unico al quale devo rendere il culto. C'è il confronto fra il potere materiale sulla terra e il potere spirituale. Quello di Dio è un potere tutto spirituale. Non è difficile riconoscersi nell'uomo tentato dalle offerte di Satana. Egoismo, brama, successo materiale, potere. Il difficile è fare le scelte seguendo Gesù. Le scelte di Gesù, in questa occasione, così come in tutte le altre,
in cui gli viene posta un'alternativa di grande rilevanza, sono sempre in contrasto con le pressioni che gli vengono dai detentori del potere religioso e politico e in contrasto con le suggestioni che gli vengono dalle folle e dai suoi discepoli. Pietro, per esempio, tenta di opporsi al cammino di Gesù verso la croce. Gli propone un'alternativa tutta terrena, il potere terreno, un'azione terrena. Ma Gesù gli risponde chiamandolo addirittura Satana, avversario. Le tre tentazioni hanno un comune denominatore: l'uso dei mezzi materiali, il pane, i prodigi, il potere politico. Per attuare che cosa? Il progetto di Gesù, quindi il progetto che Dio ha rivelato. Il confronto quindi riguarda la persona di Gesù e in prospettiva l'instaurarsi del regno di Dio. Rigettando queste tre tentazioni, Gesù respinge il messianismo di tipo miracolistico, nazionalistico, quello secondo cui un giorno il Messia avrebbe attuato il regno di Dio assoggettando a Dio tutti i regni della terra, come è detto nell'Antico Testamento. Al contrario, questo racconto ci mostra chiaramente che la conquista e l'instaurazione di un potere imperialistico in nome di Dio è una perversione diabolica della vera fede. Quando il regno di Dio si realizzerà, tutti i poteri verranno spazzati via, incluso quello, ora legittimo e per noi necessario, dello Stato democratico. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire di fatto che il potere sulla terra, è potere nel regno del demonio. Perché il diavolo, perché può offrire a Gesù, se lo adora, tutto il dominio su tutti i regni della terra? Perché tutti i regni della terra gli appartengono. Perché siamo di fatto sulla terra condizionati dal male. Invece la via scelta da Gesù è diversa e diventa il criterio fondamentale per valutare anche le nostre scelte di cristiani. Non possiamo stare dalla parte del potere, non dobbiamo lasciarci sedurre dai beni materiali, né dalla tentazione di cercare poteri e beni materiali neppure per fare il bene. Mi viene in mente la famosa frase di Andreotti: fare il male per avere il bene. Questa frase va ripudiata, perché non corrisponde alla via scelta da Gesù Cristo. Questo criterio quindi deve orientare i nostri desideri, le nostre scelte sociali, le scelte politiche che sono molto importanti nella nostra società. Se penso a quante volte anch'io ho desiderato avere tanti soldi per poter aiutare gli altri, quindi con le migliori intenzioni, ho il potere di decidere cosa fare e come farlo per tutti. Ma questa è solo presunzione, è mancanza di fiducia in Dio. Noi dobbiamo fare quello che possiamo, senza pretendere di risolvere tutto, senza pretendere di intervenire ovunque, perché siamo esseri limitati e dobbiamo quindi accettare la nostra limitatezza, affidandoci per il resto all'intervento e alla volontà divina. Amen. Amen.